No, io comincerei, se mi permettete, dalle cose più semplici. Qui ho trovato una letterina di un certo Valerio, il cognome non riesco a leggerlo, che mi chiede di usare dei miei, delle... Quanti microfoni devo avere? Allora ve lo dico stereo, eccoci. Non facciamo a chi ce l'ha più lungo, che non mi sembra a caso. Hai detto tu, questo è più lungo. Vabbè. E anche bianco e rosso, se vogliamo. Bianco? Nero e rosso. Avete un concittadino un po' daltonico, vai. Dicevo, questo Valerio, il cognome non lo leggo, di Bussoleno, che mi dice se può usare le mie vignette per un volumetto fatto dai ragazzi. Che abbiamo ospitato in valle, ecco, io lo dico a lui, lo dico a tutte le mie vignette, quelle sulla TAV o altre, non sono mie, nel momento stesso in cui ho finito di disegnarle sul foglio bianco, sono di tutti, per cui non c'è neanche bisogno di chiedermelo, libero. Detto questo, io vi devo confessare sinceramente un certo imbarazzo che provo, no? Ma non è un imbarazzo retorico, non è la prima volta che mi capita di essere ex cattedra, come si dice, no? Però in questa situazione è una cosa che mi imbarazza in modo particolare, anche quando mi hanno chiesto di venire qui a parlare della no TAV, perché io penso che quelli che si intendono di più della TAV sono proprio i no TAV. Per farvi capire quanto non è retorico il mio imbarazzo, mi appello alla mia toscanità. In Toscana c'è un modo di dire, no? Quando uno si trova ex cattedra, non dovendoci essere, sinceramente, perché ha minori competenze. Questo modo di dire, ma che vuoi, insegnare al babbo a trombare? No. In genere si dice al figlio questo, no? Ecco, io non sono certamente venuto a insegnarvi a trombare, non mi sembrerebbe il caso, anche per quello cercherò di essere molto, molto breve, ma perché uno dei motivi per cui invece mi è interessato seriamente venire qui, e l'ho trovata un'occasione per me preziosa, è quella di ascoltarvi. Non sono uno che ha delle ricette in tasca, non ho ambizioni da guru o da maître à penser o da quant'altro va tanto di moda in questo paese di questi tempi, tant'è che a me chi mi ha illuminato sulla faccenda della TAV? Fassino. No, Fassino. Fassino non illumina neanche se gli dai fuoco. No. Chi mi ha illuminato? Non Giulietto, che mi fa questi discorsi. Io sono l'unico amico comunista che ha, no, che lui ha superato a sinistra, a destra, è andato, non so dove è andato, però poi torna sempre da me. Vecchio agente del KGB, non ne credete. No, mi ha illuminato questo astro nascente della politica italiana, coraggioso, questo qui che ha due palle così che nessuno le sospettava, no? L'ho visto a un TG. Alfano è andato in Val di Susa a sorpresa, beh, coglioni. È andato nella giungla col macete, che ha fatto? Quindi mi aveva colpito questo grande testa, insomma. No, non ci ho messo nessun grande testa, punto. Visto, no, nei servizi del telegiornale, che è venuto qui e tutti decantavano il suo coraggio. Ma voi mangiate i bambini come facciamo noi? Mangiate gli alfani, cosa fate qua? Io mi sono anche un po' preoccupato, perché sai, io non sono meridionale come lui, sono del centro, ma del nord abbiamo un po' una visione barbarica di chissà che fanno là, cioè, quando ho sentito che Alfano era venuto non senza scorta ma coraggiosamente, cosa gli fanno agli alfani là? C'è la sagra dell'alfano dove li mangiano. Ero un po' preoccupato, anche perché insomma, povero ragazzo, si sta facendo, lo volete mica mangiare sul nascere, ci ha messo anche tanto, voglio dire, no? E allora l'ho ascoltato e è stato bello, emozionante. Il muso duro dello Stato, cazzo, no? Io che non credevo che lo Stato non ci fosse più altro che l'antistato, io no, sono andato tutto a puttane insieme all'ex presidente del Consiglio. E ho visto questo discorso coraggioso dal Stato.
lo Stato ha deciso che qui si fa la TAV e qui l'avete sentito anche voi, presumo, no? Ripeto, non sto insegnandovi a trovare, per cui l'avrete ascoltato. Questa proprio coraggio civile di Alfano, dire no, lo Stato ha deciso, quindi noi questa cosa la faremo nonostante le brigate Rodotà, perché sono diventate così. Perché subito dopo c'è stato, no, ve lo ricordate, l'intervento di Rodotà che ha detto, ma insomma, a fondo se a qualcuno gira i coglioni, forse qualche. Ma un anziano professore, neanche quello delle canzoni di De André, non va cercando consolazione in nessun portone, insomma. Sta lì, ha detto, ma insomma, se quelli un po' ogni tanto si gli gira le palle, qualche brigatista, cazzo, apologia delle brigate rosse. Poi tutta la pipa, infatti io sono venuto anche un po' sperato, sta a vedere che ci sono le brigate rosse in Val di Susa. Roba che mi ricordo quando avevo i pantaloni a campana, no? Queste cose. C'erano i Pooh. Dico, ma vado a fare un revival. Invece non c'è neanche un brigatista rosso, non vedo un cazzo di passamontagna, nessuno. È un po' una delusione, io lo farei un po'. No, per i turisti, no? C'è Gardaland, c'è le brigate rosse là, no? Vedete come colonna sonora del Parchi Pù, queste cose, beh, è bellissimo, insomma, ecco. Poi mettete anche una Rihanna, è una Renault 4, vedi la memoria, ci vuole questo parco, bellissimo. Però ecco, diciamo, a parte queste cose alfaniane, ma però Alfano ma mi ha fatto venire un pensiero, dico, ma cazzo, ma questo Stato così forte, così autorevole, questo Stato così determinato nel difendere il proprio ruolo e la propria identità, qual è questo ruolo e questa identità dello Stato, visto che esiste ed è così determinato ad affermare non solo la sua esistenza, ma il suo diritto alla supremazia? Ecco, allora lì uno se lo domanda. Io mi ricordo che da bambino, è passato un bel po' di tempo, come si può notare, la maestra già alla scuola elementare ci diceva, lo Stato siamo noi, no? L'avranno detto anche a voi, no? Ora non ve lo dicano più. Proprio lì il nocciolo, no? Adesso viene Alfano e dice, lo Stato sono io. Perché così funziona, no, noi poi ci si credeva, lo Stato siamo noi, abbiamo tutte le responsabilità, il bene comune, questo era il concetto di Stato, no? Ci dividiamo oneri ed onori, non c'era, forse perché eravamo bambini, ingenui, ancora non avevamo sentito Alfano, non c'era questa idea di questo Stato che arriva e dice, lo Stato sono io. Allora uno si chiede, se lo Stato sei tu, io no, perché lui è venuto qui a dire lo Stato sono io, voi non siete lo Stato, quindi nonostante voi noi faremo la TAV, questo era il concetto del discorso. Uno si chiede chi è questo Stato, oltre Alfano naturalmente, che cosa rappresenta? Ecco, allora io allargo un pochettino questa domanda e cerco delle risposte non solo qui in Val di Susa, ma le cerco a Taranto, all'Ilva di Taranto, le cerco a Lampedusa, le cerco alla Fiat di Pomigliano, parlando di lavoro, le cerco in tutti questi luoghi dove lo Stato, e sono tanti, potrei continuare l'elenco purtroppo all'infinito, dove lo Stato sembra rappresentare un intreccio fortissimo di interessi finanziari, criminali ed economici. Ed è la stessa, ho detto che la voglio far breve, dinamica, la stessa concezione di Stato che porta Alfano a venire qui a fare queste affermazioni così perentorie, che porta, dicevo, alla concezione delle famose grandi opere. La TAV è una grande opera, secondo me è una grande strozzata, è una grande opera, no, rientra nelle grandi opere che dovrebbero ridare prestigio a questo paese, che dovrebbero modernizzarlo, che dovrebbero creare in questo momento di grande crisi occasioni di lavoro. Tu ne hai parlato, in che modo e in che termini, anche in modo piuttosto preciso.
E poi io mi domando, aspettiamo un attimo, no? Certamente, le grandi opere, ma la settimana scorsa è piovuto. È piovuto, succede, no? Siamo mica nel Sahara. Ci sono stati 6 morti per la pioggia. Toscana, a Potenza, per le esondazioni di torrenti. Cioè noi siamo in uno Stato che non è capace, non è giusto, che non vuole investire nessuna risorsa sul riassetto del territorio, sul riassetto minimo del territorio. Attenzione, perché il riassetto minimo del territorio è quello che quando piove i torrenti non esondano, o che ci sono misure tali per cui queste esondazioni non divengono omicide. Siamo in un territorio sismico. È passato qualche anno dal terremoto dell'Aquila, è vero, ma l'Aquila è oggi esattamente com'era all'indomani del terremoto. Allora io credo che le grandi opere in Italia, ma mi sembra un pensiero addirittura banale, eh? Non credo di avere, come ripeto, delle grandi verità, sia queste: il riassetto del territorio rispetto al problema idrico, geoidrico, rispetto al problema sismico, e quante occasioni di lavoro e quante occasioni di partecipazione del territorio stesso, un'impostazione di questo tipo consentirebbe e permetterebbe, e quante risorse così si potrebbero acquisire, ed occasioni di risorse acquisirne ancora di più. Lo Stato dovrebbe essere la comunità, la collettività, il garante degli interessi della comunità. In questo senso, quando una popolazione come quella della Val di Susa, quella dove siamo, si ribella contro una scellerata operazione di devastazione del territorio, scellerata e pericolosa, uno Stato che sia uno Stato veramente democratico si interroga sul perché di questa ribellione. Io non credo, al di là di qualche rappresentazione iconografica, ma qui non ne vedo, che siate tutte Heidi. No, cazzo, cioè, ci bucano la montagna e noi invece ci vogliono i monti che sorridono e le caprette che fanno ciao, ecco. Non mi sembrate così o sì? Ah, ecco, per fortuna, perché a me Heidi mi faceva cagare, insomma, come? No, perché allora ero subito tardi, Allora perché non ci sono i luoghi, non ci sono le figure, le persone o le istituzioni che questa voce la riprendano, cioè, che diano incisività a questa voce e che la facciano arrivare ai livelli dove deve arrivare, perché c'è la latitanza della politica, della politica da una parte, della rappresentanza politica anche, e la connivenza della politica dall'altra, che rientra in blocco in questo intreccio di interessi, come dicevo prima, politico, finanziario, mafiosi, che purtroppo buona parte dello Stato sta rappresentando. Ma questo riguarda tutta la crisi, perché qui non si salvano i piccoli imprenditori e si salva il Monte dei Paschi di Siena e si salvano le banche? A me l'altra sera il ministro Mauro, qualcuno l'avrà visto, alla ingenuissima domanda di chiedere, ma perché cazzo state comprando 14 miliardi e mezzo di euro di F-35 che sono dei cacciabombardieri, mi ha spiegato che era grazie all'articolo 11 della Costituzione, che era quello che l'Italia ripudia la guerra, e come si ripudia la guerra dobbiamo comprare i cacciabombardieri, no? Non fa una crisi, è una logica veramente. E mi sono emozionato, ho detto: guarda, non ho capito un cazzo io. Lo stesso ministro, appunto, per parlare di come le risorse poi perché di questo si tratta, di risorse che vengono spese in un modo o in un altro, che fino a 5 minuti prima si lamentava della povera marina italiana che aveva 2 sole motovedette. Dico: cazzo, comprane 4 di motovedette, no? No, compriamo 92 F-35 caccia bombardieri, perché l'articolo 11 ripudia la guerra, perché io sono un pacifista da salotto e non ho capito cosa chiede il popolo afghano.
Vedete la voce come arriva a volte distorta. Questo pacifista da salotto in Afghanistan ha già passato circa 7-8 mesi complessivamente. E io non mi ero accorto che gli afghani erano lì a chiedere: bombardateci, per favore, bombardateci, bombardateci di più, bombardateci meglio, un po' come voi, questa voce non arriva, siete un po' afghani, non vi fate capire, fateci buchi ovunque, fateci passare la ferrovia e poi pure, che ne so, 7 viadotti, un parcheggio grande. È così, non arrivano queste voci qua, non vi sapete esprimere, ragazzi. Cazzo di voi. Lo so che a voi vi piace che vi fuorino tutta la valle, qui ci stiamo un po' a prendere per il sedere, no? Infatti ho detto, ora voglio sentire se davvero vi piace, perché ora poi torno e lo spiego a Alfano, dico, no, guarda che loro vogliono proprio che ci facciano i fuori da ovunque, là, poi anche c'è la Svizzera, il formaggio con fuori, la Val di Susa, anche quella con i fuori, meraviglioso. L'orologio a cucù non li fa, no, però li potreste sempre fare, non si sa mai. Ecco, comunque mi colpiva questa cosa, poi veramente mi termino, perché vorrei anche che abbiate il tempo di parlarci, di dirci voi le cose, non di farci delle domande, di dire quello che state vivendo. Tu hai fatto anche qualche riferimento a questo, sul piccolo cortile. Io non credo che quando c'è uno Stato che queste voci non le vuole ascoltare, perché qui è un discorso di volontà, ovviamente, non è un discorso di apparecchio acustico maico, ecco. Se ce l'avessero, se lo sarebbero tolto di non ascoltare. È che io non credo mai nella casualità, qui c'è una volontà politica precisa, che è quella che, di proseguire questa scellerata politica delle grandi opere, che parte dal ponte di Messina e arriva fino a qua, non a caso, che sono le grandi occasioni di appalti, sono le grandi occasioni per la criminalità organizzata, sono le grandi occasioni di riciclaggio finanziario, tutto quello che bene o male sappiamo, ecco. In contrapposizione a investimenti, invece, come dicevo prima, sul riassetto del territorio e sulla la valorizzazione del patrimonio culturale di questo paese, perché sono contrapposti oggettivamente. Io non credo che questo, ovviamente, no, non è casuale. E allora, quando questa voce non arriva, ma nonostante tutto io penso che voi abbiate fatto un ottimo lavoro fino adesso, perché questa voce, nonostante tutti i tentativi di silenziarla, è arrivata. È impressionante anche simbolicamente vedere quando sfilavano le mamme dei Nomuos in Sicilia, anche le bandiere dei Notam, con scritto Notam, no? Vuol dire che c'è una rete, io non credo che sia internet, perché non ho questo culto, ma forse perché sono vecchio, della rete di internet, io credo che sia una rete di umanità, di buon senso, di valori, che circola e che arriva ovunque dove le questioni si ripropongono in modi diversi, ma con la stessa base, con lo stesso fondamento di contrapposizione tra interessi particolari di poteri forti e interessi collettivi delle società, si ripropone e viene colto e viene capito. Ecco, allora dov'è, non a caso, dove è cominciato tutto lo scorreggiamento sulle nuove Brigate Rosse? I proiettili, a chi hanno mandato i proiettili? A tutto? Ah, cazzo, siamo una scenata. Allora ecco, pensavo questo. Però sindaci, sì, alla stampa. Poi questa storia dei proiettili, io sono un po' vecchiotto, me la ricordo. Era strano, anzi mi sono chiesto come mai che non hanno firmato Falange stavolta. Perché in genere, siccome i servizi hanno una fantasia, non sapete. Inesauribile, quando fanno provocazioni di tutti le firmano Falange Armata, cioè, da 30 anni che io non ho mai capito che cazzo sono questi della, armati solo perché c'hanno un sacco di proiettili da spedire in giro, ma, quindi lì ci credo. Ecco, il piccolo cortile, c'è il tentativo, ma questo da parte dello Stato. Io non credo al testosterone, poi le teste di cazzo sono ovunque, ci sarà qualche testa di cazzo anche fra i notabili, non lo metto in dubbio, sarebbe orribile se non ci fosse qualche testa di cazzo, sarebbero disumani, che le può girare le palle, bucare la ruota o fare chissà che cos'altro, anche se io sinceramente, io devo essere sincero, l'ho detto anche in televisione, questa cosa attirandomi delle ire tremende a proposito di un...
militante pacifista che era andato a rompere l'antenna del MUOV, un cavo, e dico, che Dio, secondo me ha fatto bene, che cazzo. Ma è istigazione a delinquere, e occhio, perché dal MUOV, quando ci sarà, partiranno droni, saranno lì che i droni verranno comandati, quei droni, aeroplani senza pilota, ma pieni di missili, massacrano donne, bambini, in Afghanistan, in Iraq, Libia, altrove, dove? Beh, quello è criminale. Quindi non rompere quell'antenna è omissione di soccorso. Detto questo, detto e ribadito, perché ci sono delle azioni, lo dico più chiaro così, che sono illegali, che però secondo me hanno una legalità molto più importante di quella del codice, che è la legalità etica, è la legalità morale, è la legalità dell'umanità. Detto questo, io quelle azioni le approvo. C'è un rischio che viene indotto, anzi, che viene forzatamente indotto anche con campagne di stampa ridicole e risibili, se non fossero campagne, come quella sulle nuove BR, sulle infiltrazioni terroristiche di non so chi. Peccato che è morto Bin Laden, se no era qua, era garantito, era un notario e lui aveva anche la barba, un po' Se il piccolo cortile diventa un piccolo campo di battaglia, cioè se lo scontro, perché di scontro si tratta, è giustamente uno scontro, lo Stato, certi apparati dello Stato riescono a militarizzarlo, a porlo soltanto sul piano militare, ecco appunto il piccolo cortile diventa un piccolo campo di battaglia. Sui piccoli campi di battaglia, proprio perché sono piccoli, si perde sempre. Su questo non c'è ombra di dubbio, per quello c'è un interesse da parte dei poteri che sostengono non solo la TAR, ma questo sistema intero, di militarizzare più possibile questo scontro. E si spediscono proiettili, io non lo so chi l'ha spedito i proiettili, ripeto prima, e un po' di memoria però ce l'ho, questa storia dei proiettili spediti l'ho vista e rivista tante volte, insomma, no, è in momenti particolari, non lo so, non credo che ci sia nuove BR da nessuna parte, credo che però ci sia un forte impegno da parte di alcuni apparati di riuscire a localizzare a questo punto, sì davvero, a rendere locale lo scontro fra Notav, fra la popolazione, che Notav poi sembra che uno è l'unica identità che ha sia Notav, io spero che ne abbiate una più ampia, voglio dire, no, credo anche se no non sareste Notav, ecco, non è che uno si alza la mattina e dice fino ad ora ho fatto un cazzo, adesso sono Notav, sembrerebbe strano, no, poi forse io l'ho detto, non è che insegna il babbo a trombare, ma cioè, vuol dire che qualche pensierino ce l'avevate, no, ecco, non vorrei che fosse chiaro che c'è un tentativo molto pesante, molto forte, mediatico e di apparati dello Stato di trasformare questo scontro che è uno scontro di valori. Per quello facevo l'esempio sulla comunicazione che nonostante tutto è arrivata fino in Sicilia e anche oltre, anche a Roma, anche ecco, uno scontro di valori è uno scontro militare, è una prova di forza. E una prova di forza è per forza circoscritta. Il campo di battaglia è un campo circoscritto, è un campo chiuso. Una lotta, che ne so, fra carabinieri, poliziotti e manifestanti, che avviene qui, che forse in televisione ci sarà chi la segue tifando per l'uno o per l'altro, ma che si esaurisce qua, che esaurisce questa invece grande capacità, potenzialità e capacità di comunicazione che la nostra lotta ha acquisito, arrivando, ripeto, anche molto, molto lontano. Quindi questo proprio è il terreno da cui secondo me, ma sempre, non vale solo qui, no? Da cui bisogna stare molto attenti a non farsi chiudere, perché allora si diventa un piccolo cortile,
piccolo cortile ristretto, un ring, dove si svolge una vicenda anche drammatica ed appassionante, ma che non ci riguarda, o che non riguarda chi è fuori dal ring, se non come spettatore. Io credo che questa lotta si vincerà, e credo anche che si vincerà perché saranno sempre meno gli spettatori e sempre di più i partecipanti.